Violenza contro i medici. Dal governo e dalla FNOMCEO le iniziative di contrasto verso le aggressioni ai camici bianchi. Allarme fentanyl. Varato il piano nazionale di prevenzione. Le indicazioni ai medici per un uso appropriato del farmaco antidolore. Medicina di genere. Ad Augusta il forum degli OMCEO siciliani e della Marina Militare. Si è celebrata, come ogni anno, il 12 marzo presso il Ministero della Salute, la Giornata Nazionale di Educazione e Prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Un evento promosso dall'INAIL e diretto a richiamare l'attenzione sulla preoccupante crescita di episodi di violenza verso professionisti sanitari e sociosanitari. Un'occasione di analisi e di approfondimento di un fenomeno, quello delle aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei camici bianchi, che continua a destare allarme, come dimostrano i dati dell'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, illustrati dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. Nel 2023 sono state oltre 16.000 purtroppo le segnalazioni di aggressione, episodi di violenza fisica, verbale contro la proprietà. Cito come esempio i casi delle tante auto danneggiate di proprietà di operatori sanitari. A segnalare sono state in prevalenza professioniste donne e la professione più colpita è quella delle infermieri. Questi numeri ci aiutano a indirizzare le attività di prevenzione e formazione. L'Osservatorio ha fornito specifiche proposte per l'aggiornamento delle raccomandazioni numero 8 del 2007 per prevenire atti di violenza contro gli operatori sanitari. Nel corso di quest'anno, inoltre, partiranno attività formative rivolte agli operatori secondo i requisiti minimi standard che l'Osservatorio ha definito insieme ai rappresentanti di Agenas. La formazione infatti è essenziale per dare ai professionisti sanitari tutti gli strumenti utili a prevenire laddove possibile e a gestire il fenomeno della violenza. Così come è fondamentale informare e sensibilizzare le cittadine e i cittadini. L'aspetto culturale, l'ho ripetuto anche ieri in una visita a Genova in cui mi hanno chiesto proprio delle aggressioni agli operatori sanitari, credo che sia il più importante e cruciale. Per questo abbiamo lanciato un'attività di sensibilizzazione in collaborazione con le federazioni e gli ordini professionali. Vogliamo veramente che si recuperi un rapporto di alleanza tra cittadini e operatori sanitari. Vogliamo che medici, infermieri, tutti gli operatori sociosanitari non siano visti come nemici da aggredire, questo è veramente assurdo, ma sono professionisti che si prendono cura della salute dei cittadini. Questo è il messaggio che lanciamo e continueremo a lanciare con grande forza. L'impegno all'educazione e alla prevenzione contro la violenza richiede uno sforzo continuo, costante, comune a tutti i livelli. E so di poter contare sul supporto di tutte le realtà che sono ben rappresentate nell'osservatorio. Lo dobbiamo a tutti i nostri operatori sanitari, che ringrazio, come faccio sempre, per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno per la tutela della salute di tutti noi. L'obiettivo, ha spiegato Schillaci, è quello di sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità. Nello stesso tempo proseguirà l'impegno del governo per dare piena applicazione alla legge 113 del 2020, che ha inasprito le sanzioni per gli autori delle aggressioni, prevedendo il procedimento d'ufficio per questo tipo di reati. E sulla necessità di utilizzare fino in fondo lo strumento giuridico della procedibilità d'ufficio ha insistito anche il presidente della FNOMCEO Filippo Anelli, che ha chiesto alle aziende sanitarie di adottare protocolli per segnalare alle autorità competenti tutti gli episodi di violenza. Occorre però, ha aggiunto Anelli, anche una rivoluzione culturale, per cui il medico torni ad essere visto come attore della relazione di cura e non come bersaglio da colpire. 16.000 episodi denunciati all'INAIL, oltre il 40% dai dati che sono stati rilevati in Puglia e addirittura l'80% dei colleghi denunciano di aver seguito almeno una volta un episodio di violenza secondo la NAO. I dati sono impressionanti e dicono sostanzialmente che gli episodi di violenza sono sottostimati e che bisogna intervenire in qualche maniera. Abbiamo apprezzato ovviamente la sensibilità del ministro Schillaci
che ha presentato i dati INAIL e anche l'impegno del governo a sostenere l'applicazione della legge 113 che impone pene più alte agli aggressori e la procedibilità d'ufficio. Oggi noi chiediamo che quella legge, non ancora completamente applicata, sia in qualche maniera sostenuta e si mettano in atto procedure perché si possa in qualche maniera ad ogni episodio di violenza far intervenire la magistratura per punire gli aggressori. Detto questo, abbiamo bisogno ovviamente di creare un clima di disponibilità nei confronti dei medici e di tutti gli operatori sanitari. Continua quindi l'azione della Fronceo con le campagne tese a sensibilizzare l'opinione pubblica verso gli operatori sanitari che sono gli angeli custodi veri della salute della gente. E, come dire, togliere qualsiasi alibi, creare una cultura della non violenza, ma soprattutto di una buona salute affidata ai medici. E non è mancato anche in questa occasione il ricordo di tanti colleghi che hanno pagato con la vita il loro impegno professionale e la loro dedizione nella cura dei loro pazienti, come la dottoressa Barbara Capovani, nel racconto del segretario Roberto Monaco, che ha anche illustrato le iniziative di carattere formativo per preparare i medici a prevenire ed affrontare eventuali situazioni di criticità. Sabato 9 marzo abbiamo commemorato in un congresso organizzato dalla NAO, nazionale e regionale, con la presenza del presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pisa, il dottor Figlini. Abbiamo commemorato la figura della dottoressa Barbara Capovani, uccisa brutalmente circa un anno fa. E sono state consegnate due borse di studio da parte dell'Ordine dei Medici e si è parlato del fenomeno della violenza e si è ricordata la nostra collega. Io ricordo quel giorno in cui è successo quell'evento, quando ho sentito proprio il dovere di recarmi a Pisa per parlare con la famiglia, per parlare con i colleghi, cosa che poi non è successa perché la famiglia era talmente in un momento difficilissimo della loro vita che non me la sono sentito di entrare nella loro intimità. Però ho parlato con i colleghi e ho visto la professione che si sentiva umiliata dal male, e i colleghi che avevano gli occhi lucidi perché non sapevano più come fare per poter aiutare una persona e una collega. E in tutto questo poi è nato un fiore che è sbocciato, cioè e la professione che vive sempre, al di là di tutto, al di là del male. E la dottoressa Capovani, e lì la famiglia è stata determinante, una grande madre che ha dato il consenso per gli organi della propria figlia e tutta la famiglia insieme. E come dire che la professione continua al di là della vita. La dottoressa Capovani con i suoi organi ha continuato a curare pazienti che non conosceva. Questo è il massimo della professione, essere ancora i professionisti, essere ancora medici oltre la morte. Questo è stato un grande insegnamento. Cosa stiamo facendo noi come federazione ancora per cercare di arginare questa violenza? Uscirà i primi di luglio un corso che è organizzato col professor Picozzi, grande criminologo di fama nazionale, e per cercare di individuare ancora prima, l'intercettare la violenza da parte delle persone che vogliono farci del male, cercare di trovare quelle situazioni e quei meccanismi per poter un po' calmare il momento critico. E sarà un corso importante per la federazione, dove si vuole dare molta attenzione ai comportamenti, alla ricerca di bloccare l'aggressività, a cercare di essere più empatici possibili con le persone che capisco hanno un bisogno, ma noi siamo quelli che curiamo quel bisogno, che siamo vicini a quel bisogno, non siamo i nemici del paziente, siamo quelli che insieme a lui cerchiamo un percorso di cura che possa ridare dignità alla persona.
Si chiama fentanyl ed è un anestetico oppioide per uso medico. Negli Stati Uniti, però, è ora usato come droga e sta sostituendo l'eroina. Si può trovare a basso costo ed è facile da reperire, per cui è sempre più diffuso. Nel 2022 si sono registrati oltre 100.000 decessi, tanto che oltreoceano la situazione è paragonabile ad una vera e propria epidemia. Lo ha spiegato in una conferenza stampa a Palazzo Chigi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha illustrato il Piano Nazionale di Prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl, la cosiddetta droga degli zombie, e di altri oppioidi sintetici. In Italia, ha precisato, non c'è un'emergenza come negli USA, ma a differenza del Covid, che ha colpito anziani e soggetti fragili, il fentanyl colpisce giovani e adolescenti, per cui occorre subito adottare misure di prevenzione per intercettare e impedire l'accesso e la diffusione illegale in Italia del fentanyl e dei suoi analoghi. Dello stesso tenore le parole del presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli, che assicura il massimo impegno della federazione nel dare ai propri iscritti e quindi a tutti i medici indicazioni precise per un uso assolutamente appropriato di questa sostanza, che è un presidio fondamentale per la cura del dolore, soprattutto nei soggetti neoplastici. Negli Stati Uniti è emergenza fentanyl per l'alto numero di morti come conseguenza di un uso improprio del fentanyl. In Italia invece la parola è prevenzione, mettere in atto sistemi che impediscano l'uso distorto di questo medicinale al di fuori di quelle che sono le indicazioni per il trattamento del dolore, soprattutto nei soggetti neoplastici. La federazione è impegnata in questo senso a dare indicazioni ben precise ai propri iscritti, ai medici, per un uso assolutamente appropriato di questa sostanza, che è un presidio fondamentale per la cura del dolore. Medicina di genere in primo piano nella giornata dell'8 marzo, con numerose iniziative dedicate in particolare alla tutela della salute della donna. Di particolare rilievo il primo forum sulla medicina di genere, opinioni a confronto, realizzato dalla Federazione Regionale degli Omceo Siciliani insieme alla Marina Militare, che si è svolto ad Augusta presso il comprensorio Terravecchia di Mare Sicilia. Un'occasione per accrescere la consapevolezza su quanto le differenze di salute legate al genere agiscono sull'insorgenza e sul decorso di molte malattie. Infatti, prove di differenze di genere sono state riportate nelle malattie croniche, diabete, disturbi cardiovascolari, malattie neurologiche, oncologiche e pediatriche. Proprio per questo è necessario promuovere informazione e formazione in medicina di genere anche in settori particolari come la salute militare, come ha spiegato il promotore dell'iniziativa, il coordinatore regionale degli Omceo siciliani, Toti Amato. Il convegno che si è tenuto ad Augusta riguardava medicina di genere e corpi militari. Sono due aspetti in cui la Federazione Nazionale degli Ordini Medici se ne occupa, perché c'è una commissione di medicina che si occupa di medicina di genere e c'è altrettanto un gruppo di lavoro con quanto riguarda i corpi militari. E nel caso specifico si è parlato con la Marina Militare. Perché con la Marina Militare? Sappiamo che oggi le donne fanno anche i militari, sono anche militari, ma vivono, nel caso della Marina, in particolari condizioni logistiche, per esempio vivere su una nave o addirittura vivere in un sommergibile, che può comportare delle alterazioni che riguardano la salute. Allora, questo corso è stato sollecitato, come dicevo, dall'ammiraglio ispettore, perché ci sono i medici che si devono occupare della salute dei propri marinai in questo caso. E sono uscite situazioni particolari. Faccio un esempio. Per esempio si è parlato delle donne che fanno servizio nei sommergibili, nei battelli sommergibili. Le donne che fanno servizio nei sommergibili hanno delle variazioni del proprio aspetto fisiologico e quindi talvolta c'è anche la patologia che deve essere conosciuta e deve essere compresa. Quindi bisogna conoscere per poter riconoscere. O così una donna che vive su una nave, che per molte volte è lontana da terra per parecchio tempo,
in spazi sempre più stretti, sempre più ristretti e in comunità. Allora, su questo aspetto si è voluto fermare l'attenzione su questo tipo di argomento, quindi una nicchia in una nicchia, medicina, medicina di genere, medicina applicata alle forze armate. E questo è stato il primo incontro, stiamo preparando proprio un corso di medicina di genere per quanto riguarda i medici militari della Marina e quanto prima, proprio in questi giorni, già c'è un accordo per quanto riguarda le donne in aeronautica. Su questo mi auguro di poter dare ulteriori informazioni quanto prima. Ma già nel 2015 qualcosa era stata fatta, ma era ancora un cenno. Teniamo conto che la medicina di genere parte formalmente nel 2018 con la legge 3 della cosiddetta legge Lorenzin.